Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buona mattinata, buonasera, ovunque voi siate nel mondo. Come state? Spero bene. Bentornati a questa pillola di italiano con una storia italiana. Allora, oggi non parliamo di grammatica, ma parliamo di film. Questa è un'altra delle domande che quasi tutti voi mi avete fatto fin dalle prime lezioni. Ed è come posso praticare la lingua italiana guardando i film? È una domanda molto difficile per me. Ogni volta devo passare qualche minuto a pensarci ed ho fatto delle ricerche online e vedremo perché è una domanda difficile da rispondere. Allora, ho guardato anche quello che dicono i miei colleghi online e ho pensato di darvi la mia opinione e qualche suggerimento. Allora, partiamo dal livello base, dal livello principiante. Il mio consiglio è di non cominciare a guardare film subito. Può fare paura, ma cominciate da quello che vi piace. Quello che già conoscete, per esempio, siete fan di Harry Potter? Benissimo, guardate il film di Harry Potter che già avete guardato nella vostra lingua madre, ma questa volta in italiano, con i sottotitoli, con qualsiasi tipo di aiuto. Quindi partite da quello che conoscete e che vi piace. Siete fan della fantascienza? Benissimo, guardate Alien nella lingua italiana, ma è una storia che già conoscete. Quindi partite da quello che già conoscete e che vi piace. Siete a un livello intermedio, ok? Allora facciamo un passo in più. L'italiano contemporaneo è difficile da trovare nei film, diciamo, italiani originali, perché i nostri film hanno un elemento molto importante per noi, che è la regionalità e l'uso del dialetto. L'italiano standard esiste nei film doppiati, quindi nei film che non hanno la lingua madre, la lingua originale, come l'italiano, inglese, tedesco, francese. Sono doppiati in italiano. Quella è la lingua standard. La lingua, i film in italiano originale è molto difficile che abbiano questa lingua standard. Quindi io li consiglio ai livelli un po' più alti, quindi a un livello B1, B2, un buon livello intermedio. Alcuni nomi? C'è per esempio Pane e Tulipani, oppure Io non ho paura. Un altro film molto carino è My Name is Tanino ed è la storia di questo ragazzo che si innamora di una ragazza americana. Lui è siciliano, lei è americana. Oppure un film molto recente che è Tolo Tolo, è del 2019 e è una storia molto molto simpatica. L'attore principale e anche il regista mi sembra sia Checco Zalone, che è uno dei nostri comici del momento. Quindi ripeto i titoli e le vedete qui sotto: Pane e Tulipani, Io non ho paura, My name is Tanino, Tolo Tolo. Se siete invece di un livello avanzato, quindi B2, C1, C2, potete cominciare a affrontare delle tematiche e anche un linguaggio più complessi. Per esempio, molti di voi so che hanno già visto Gomorra. Difficilissimo. Io ho bisogno di aiuto per guardarlo in italiano. Un altro film molto carino è Smetto quando voglio. Smetto quando voglio. Questi sono film, ma cosa ne dite delle serie TV? Serie TV in italiano? Difficile.
Ce n'è qualcuna, ma come dicevo prima, è estremamente locale, estremamente regionale. Una serie TV che io ho guardato molto volentieri quando è stata trasmessa in televisione è Volevo fare la rockstar. È ambientata nella campagna del Friuli Venezia Giulia, una regione qui vicino al Veneto, e il modo di parlare della protagonista soprattutto è quello regionale, quindi sentirete tutte le caratteristiche del nostro italiano locale. Quindi, proprio per questo motivo, le serie TV, sono difficili da consigliare. Quindi, questi sono i miei consigli, li trovate qui sotto, scritti e fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi ricordate, cominciate da quello che vi piace e poi passate ad un italiano contemporaneo. Se siete appassionati di vecchi film, abbiamo il grande cinema italiano, quindi il cinema di Sofia Loren, Marcello Mastroianni. Ma considerate che non è più l'italiano che parliamo oggi. Molto simile, molto vicino, con delle parole probabilmente un po' diverse. L'italiano cambia, evolve e quindi potrebbe essere un po' più complicato. Fatemi sapere cosa avete trovato, se avete altre idee, commentate qui sotto e io vi rispondo più che volentieri. Fatemi sapere, ci conto. Alla prossima, ciao, grazie!